Chip Chop in modo molto divertente scherza anche sul fatto del successo, mantenere il successo perché poi si rischia di diventare una sorta di meteora. Quindi vi chiedo a voi, come si mantiene il successo dopo tanti anni? Per Chip e Chop, ritornando insieme, danno un messaggio che comunque è anche molto universale, che raccoglie anche, penso, la mia visione del successo, cioè mantenere comunque quelle cose tradizionali che sono appunto il 2D e l'essere se stessi, il cercare di non cambiare troppo, nell'andare troppo veloci nel cambiare, però anche farsi trasportare invece verso le innovazioni, che è importante. Quindi di base l'amicizia e gli affetti e i valori sono la cosa più importante, quella che comunque ti porta al successo o non in successo, comunque quelli lì rimangono sempre, quindi di base quello rappresenta il successo. Sì, come dice Raul, i veri valori sono quelli che restano. Naturalmente Chip e Chop si compensano molto, no? Uno aveva abbandonato addirittura la carriera d'attore per mettersi a fare l'assicuratore, e Chop invece insiste, è quello che vuole continuare, no? Con la TV, vuole avere successo, lo insegue nonostante i ripetuti fallimenti. E diciamo che si compensano perché Chop riesce a tirare fuori Chip da una sorta di, come dire, di esistenza un po' grigia, Un po' grigia, sì. un po' grigia, ma nello stesso tempo Chip, grazie al suo, insomma, all'amicizia sincera che poi c'era, che viene ritrovata, insegna a Chop che poi sono quelle le basi dell'esistenza, della vita, e sono, ecco, se c'è un'amicizia sincera ci possono essere delle incomprensioni, ma poi si chiariscono, si va avanti e quindi l'esistenza poi si fonda sui sentimenti autentici. Ma credo che il fatto che comunque uno passa anche una parte, almeno nel mio caso, una parte della vita a fare questo lavoro in maniera anche un po' individualistica, diciamo, no? E invece quello che ho scoperto da grande, forse per un motivo caratteriale, è che è un po' la forza anche di questo film, no? È che comunque invece è importante il gruppo, la condivisione, tanto è vero che adesso, insomma, anche insomma, nel nostro ambito c'è tanta gente che si sta mettendo in società per creare, perché comunque da solo non va bene, insomma, sei troppo autoreferenziale. Invece questa cosa, anche, insomma, anche un messaggio importante di questo è che comunque il gruppo e la condivisione ti permette di confrontarti anche con le tue debolezze, quindi laddove manchi tu c'è l'altro che insomma, interviene con qualche cosa. E quindi credo che questo sia un messaggio molto importante. Non è facile questa domanda, credo. Sono d'accordo con un po' tutto quello che hanno detto e col messaggio di Jonas del lavorare insieme, del lavorare in gruppo. È una cosa che ho sempre amato sin da quando ero bambina, perché secondo me si è sia più motivati che più completi, anche perché noi siamo, cioè l'essere umano è fatto per questo, è per lavorare, per adattarsi agli altri e per non star da solo. L'individuo singolo, secondo me, avrebbe vita breve in un certo senso. Le regole del successo, non le so, Non nemmeno per esistono. mantenerlo, proprio alzo le mani. Grazie mille, A grazie te, mille, a te. grazie, grazie. Grazie.